Il prossimo Pokémon sarà Darkrai, perché certo, perché è ovvio che sia così. Olè. Ed eccoci arrivati. Non c'è dubbio, il posto è questo. Veramente? Non ci sono né i nostri compagni né i sette saggi. Cos'è? Non mi credi? Vuoi che ti convinca con una lotta? Sì. Accipicchia, io mi occupo dell'allenatore dell'aspetto del buluccio. E voi unite le forze e mettete capo l'altro che sembra più forte. Che bella seccatura. Va bene allora, Chess, pensaci tu a quello lì. Quindi Relicant è il Pokémon che manda in campo il seguace del Team Plasma, a livello 17. Con un foglia magica dovrebbe andare KO facilmente. Perfetto. Ok. E quindi saliamo a livello 26. Ok. Il prossimo Pokémon sarà Meganium. A livello 17. Proviamo con Rotafuoco. Voglio vedere quanti danni gli faccio con una mossa stab base che comunque utilizza l'attacco fisico. Che bello, manco l'attacco speciale. Ehi, non ti sembra di esagerare, ho solo preso un Pokémon. Sì. Io ti ho solo quasi ammazzato. Accidenti, questa proprio non ci voleva. Il Team Plasma è stato sconfitto. È una plasma sconfitta! L'avete capita? L'avete capita? Plasma, e quindi sconfitta? E quindi plasma sconfitta? E quindi plasma? E quindi sconfitta? Ok, questa l'ho copiata da qualcuno. Uff, mi sono persa. Se almeno riuscissi a capire le indicazioni dell'interpoké. Ma non capisco nulla. Non capisci nulla. Team Plasma è qui. Può darsi che abbiano con sé il Pokémon rapito. Bene, io vado allora. Aspetta che vengo anch'io. Vengo anch'io. Questa volta lotto anch'io, dice Iris. Ma non serve perché ci sono io. E voi siete scarsi, tutti. Ed eccoci. Ah, ma quindi c'è proprio il capo dei capi. Oh, guarda chi si vede. Il capo palestra Artemisio. Il Team Plasma è fatto di gente che quando vuole una cosa la ruba agli altri, giusto? Ho pensato che sarebbe stato interessante affrontare un nascondiglio proprio di fronte alla palestra. Affrontare un nascondiglio proprio di fronte alla palestra Pokémon. Ma è stato scoperto prima del previsto. In effetti. Comunque abbiamo già... No! Ad ogni modo conoscete la leggenda della creazione di Onima? Sì, la conosco! Parla di un Pokémon drago di colore bianco. Proprio così. A quel tempo c'era il problema di come pacificare un mondo dilaniato dalle lotte tra popoli diversi. Fu allora che l'eroe della leggenda iniziò il suo viaggio alla ricerca della verità che gli consentisse di mettere fine a queste incredibili sofferenze. E fu nel corso del suo viaggio, del suo vagare, che gli apparve il grande drago bianco. Questi volle fargli dono della propria conoscenza affinché la condividesse con il genere umano e le guerre finissero. Il Pokémon drago divenne il difensore delle nuove idee e insieme all'eroe riuscì a unire i cuori delle persone. Così nacque Onima. E questo accadrà di nuovo se riporteremo a Onima il Pokémon assieme all'eroe e riguideremo i sentimenti della gente. E così senza difficoltà costruiremo un mondo che io, anzi, che il Team Plasma desidera. Qui ad Astropoli vivono tante persone, ognuno ha il proprio stile di vita e il proprio modo di pensare. Se devo essere sincero, spesso non capisco cosa passi loro per la testa. Beh, e allora? Però tutti hanno una cosa in comune, vogliono bene ai Pokémon. Anche tra estranei è facile conversare proprio grazie ai Pokémon. Le persone si affidano, si sfidano a lottare o fanno scambi. Se non sbaglio è stato durante la tua arringa di 420. In quell'occasione mi hai fatto ripensare al mio modo di trattare i Pokémon, cosa di cui ti sono grato. Ma se non c'era? E ho fatto un giuramento. Da ora in poi prenderò la mia amicizia con i Pokémon ancora più seriamente. Quello che voi state facendo non fa altro che rafforzare il legame tra i Pokémon e le persone, non lo capisci? YouTuber. A vederti non si direbbe, ma in realtà sei perspicace. A me piacciono molto le persone intelligenti. Il nome del sovrano ne ho raggruppate ben 6 da vari luoghi. E insieme a loro ho costituito i 7 saggi. Benissimo, come segno di rispetto per le tue considerazioni, per ora mi ritiro. Ehi tu, restituisci subito il Pokémon alla ragazzina.
Ed eccoci. Ah, grazie, bentornato, Moon. Iris, non ringraziare, Ben. Sono dei cattivi, vanno in giro a rapire poco meno alla gente. Sì, è vero, ma meno male che Moon sta bene, quindi non se ne frega un cazzo di tutta questa vicenda. Se ne frega solo del suo Moon. Questa è la magnifica amicizia che lega Pokémon ad esseri umani. Tuttavia, per liberare i Pokémon dal controllo degli uomini stolti, farò rivivere la leggenda di Ulma e conquisterò i sentimenti della gente. Arrivederci! Perché li avete fatti scappare? Sono dei cattivi! Sì, ma cosa potevamo fare? L'importante è che il Pokémon rapito stia bene. Grazie Iris, non c'è più niente di cui preoccuparsi ora. Abbiamo ritrovato il Pokémon senza che nessuno si facesse male. Questo è vero, contenta tu? E ora che programmi avete? Io vorrei visitare Austropoli. Nessun problema, io continuerò a farti da guardia del corpo. Oh, che tesoro! Benissimo allora, Iris è forte come allenatore, ma non è molto esperta della città. E poi persone Pokémon si aiutano sempre a vicenda, no? Ah, senti, grazie per aver cercato il Pokémon, questo è per te. E ci dà una semplice baccamoia. Avrei preferito qualcos'altro, ma conta il pensiero. Allora Chess, ti aspetto alla palestra. E questa era una palla fumo. So che probabilmente molti di voi pensavano, chissà che cazzo è quella cosa. E in realtà randomizzata è una palla fumo. O forse non era una palla fumo. Non ricordo in bianco e nero se... Oh mio Dio, sto pensando a qualcosa di molto strano. Perché se non sbaglio era proprio una palla fumo. E il problema è che vuol dire che tra tutti gli strumenti randomizzabili ci è uscita proprio lo stesso strumento che sarebbe potuto uscire molto tempo fa. Cioè, molto tempo fa, si intende comunque nella ROM normale. E questa è una cosa abbastanza inquietante. Sono troppe coincidenze, ragazzi, troppe coincidenze. Ok, quindi la squadra è in perfetta forma. Allora, io allenerei un po' No Colditz. Perché sì, perché mi sta bene. Allora, proseguiamo verso sinistra, correndo come degli scalmanati, per poter finalmente andare a sfidare l'agognato capopalestra che fino ad adesso ci ha rotto i coglioni con storie di cui non ci interessano, di cui non siamo praticamente... Non ci interessano, basta, sono cose che non ci interessano. E siamo nella palestra, tu ci dai l'acqua fresca per piacere? Perfetto, grazie per l'acqua fresca, la mia teoria era fondata. Dopo un po' lui non ti parla più, devi parlargli tu per avere un po' di acqua. Anche perché ho sete anch'io. Allora, siamo finalmente nella palestra, corriamo. Ok, abbiamo attivato il primo interruttore che ci permette di attivare già la prima porta. Perfetto. Ah, ok, ne attiva due. Quindi, questo è già il nostro primo allenatore. Quelle che si svolgono nella palestra di Austropoli sono delle stupende lotte che assomigliano ad opere d'arte. E questa palestra ricordo che la prima volta che giocai a Pokémon Bianco e Nero mi diede un po' di fastidio perché c'era quel fastidiosissimo Dwebble. E io tutto convinto andavo sempre con... come cazzo si chiama? Tranquil. Convinto di poter fare qualsiasi cosa, quando in realtà a volte dava c'era il solito coso di turno che dava fastidio con abbattimento. Dwebble, scusate. Mio Dio, quanti danni con idrondata! Quanti danni con idrondata mi ha fatto? Proviamo a sostituire con Sio, perché un altro possibile idrondata non lo posso reggere. Idrondata. Sì, o evita l'attacco, ok. Erba patto. Stavolta utilizza colpo. Oh mio Dio, quanti danni che fa sto coso. K.O. Mien Shao. Boh. Ok, il prossimo Pokémon sarà Milotic. Continuiamo a lottare perché gli altri non credo siano in grado di battere sto coso. Allora, Milotic. Per Milotic ho in serbo un verde bufera. Mentre lui mi upspeed e utilizza un colpo coda. Ok. Quindi verde bufera. Ok, KO in un solo colpo. Questa. Anzi, this is power. This is huge power. Ok, livello 26 per Sio.
Abbiamo livellato anche un po' il nostro starter, che da tempo non livellavamo. Quindi il tempo di dare una piccola super pozione. Posso fare, grazie. Quindi una piccola super pozione a Nocoldiz. E possiamo continuare con il prossimo interruttore, che ci sblocca anche la seconda porta. E quindi andiamo a vedere un po' cosa ci aspetta. Allora, corriamo. Per superare ricordo che bisogna correre. E questo non era un pulsante, ma era l'interruttore. Ed è molto facile capirlo, perché solitamente si trovano non nelle zone in cui è possibile sbloccare qualcosa. Solitamente i pulsanti si trovano a destra o a sinistra della porta, mai sotto o sopra. Quindi abbiamo un Growlithe. Se sono più veloce, non sono più veloce. Ma io che vorrei essere un pochino più veloce ogni tanto. Ma vedete quanti danni mi fa? Ma sto Nocoldiz ha uno schifo di difese. Oscuro tu. E adesso lo outspeed. Perché? Spiegatemi il motivo. K.O. Growlithe. Ti prego, livello 25. Madonna. Cincino! Continuiamo. Sono stato uno stronzo a continuare perché non so cosa fare. Proviamo con sdoppiatore. Pentargentio. Non aumentare le statistiche perché sarebbe un problema. Oh mio Dio, abbiamo la vita gialla. Potremmo farci seriamente male. Ok. Allora, proviamo a dare una super pozione al nostro Nocoldiz. Ok, siamo a full HP. E lui utilizza di nuovo vento argenteo. Va bene, finché usa questa mossa semplice, siamo a posto. Allora, visto che è l'ultimo Pokémon, voglio utilizzare Fragor Tempo. Va bene, Fragor Tempo. E quindi ci permette di mandare KO facilmente il Ciccino, no? Livello 25 per Nocoldiz. Oh, quanti belli punti. Quanti belli punti. Io adoro l'italiano. La lingua italiana è bella. Allora, sblocchiamo subito questo pulsante. Perfetto. E andiamo a sbloccare anche quest'altro, che ci permette di sbloccare da una parte e dall'altra. Ma voi direte, da quella parte non si può fare niente. E invece c'è l'allenatore. Oh mio Dio, non c'è l'allenatore. Ho confuso. Ho fatto un fail. E questo è un altro interruttore, che, come ben ricordate, abbiamo sbloccato all'inizio della nostra avventura. Perfetto. Allora, per poter sbloccare quell'altro interruttore, dobbiamo tornare indietro. Perfetto. Oh, mi permetti di scendere, grazie. Dove sono? Ecco. Oh, mi sono confuso. Mario confuso si colpisce da solo. Allora, dobbiamo entrare qui. Ok. Poi, illustratemi la via. Ecco. E questo è un allenatore, perché qui non c'è niente da sbloccare. E va bene. Comunque in questa palestra gli allenatori sono pochi, devo dire. C'è qualche buffone così a caso. E il Pokémon che ha un Drill. Allora, per poterlo ammazzare senza ripensare, lui utilizza fangata. Yes, fai tutte le fangate che ti pare. Vai con oscuro tuffo. Perfetto. Utilizza gira vita, ma evitiamo l'attacco. Grazie per averlo usato adesso. Capo anche Tribur, un po' di punti esperienza, yes. E andiamo avanti. Va bene, sì, però non voglio parlare e sentirti dire stronzate. Calma, ok. Ah, non lo sapevo. Basta premere solo una volta B, e poi si può premere tranquillamente la freccetta, perché continua ad andare avanti da solo. Cosa ha fatto? Mi è nuovo. Ed ecco un altro allenatore.
e l'ultimo prima di poter battere Artemisio. E stavolta si tratta sempre di un buffone che si chiama Albertino. Vorrei sapere i genitori di questo povero ragazzo, quali problemi avevano. Facciamo una raccolta fondi per poter capire quali problemi avevano i genitori di questo ragazzo. Lui utilizza radicamento, il che ci permette di poter fare un 2 OK pulito. Un Chewit KO per i più sofisticati. Solo a raggio, dovrei aspettare un altro turno per poterlo fare. Nel frattempo, KO Rose Raid. Ok, livello 26. Fantastico, stiamo crescendo abbastanza in fretta. Il prossimo Pokémon sarà Venonat ancora, non ci posso credere. Un altro Venonat, fantastico. Oh, non ci posso credere tutti questi Venonat. Quanti Venonat abbiamo incontrato in questa randomizer? Quanti? Voglio saperlo. Adesso. Utilizziamo un altro pugno d'ombra, lo utilizziamo un altro eleganza e a questo punto questo Venonat è già diventato più pericoloso. Ma aumenta pure tutto l'attacco speciale, difesa speciale che vuoi. Pugno d'ombra è una mossa fisica, tu stavi già 7 PS. Quindi muori. Ed è l'ultimo, e l'ultimo pulsante è questo. Sbloccata l'ultima porta, possiamo andare finalmente a battere Artemisio. Non ho intenzione di tornare al centro Pokémon perché non mi sembra il caso. Allora, io direi di iniziare con Yotobi. Perché Yotobi si trova a livello 24 ed è quello che deve essere livellato. Non ci sono altri motivi. Quindi siamo finalmente da Artemisio. Auguriamoci buona fortuna. Grazie ancora. I miei Pokémon di tipo Clotter insistono per lottare contro di te. Dobbiamo vedere ancora se ne avrai qualcuno. E iniziamo la lotta contro Artemisio, il terzo capo palestra. Che si chiama Artemisio, ma io dico sempre Artemisio, va bene. Il Pokémon in questione è Haunter. Haunter. Piroturbina, yes. Tutto molto normale. Allora, è un Pokémon molto veloce, ma voglio usare lo stesso Zampillo. Lui utilizza tossina, evitiamo l'attacco, yes. Ammazzalo con un colpo, please. Perché non voglio assolutamente l'avvelenatura. Ok, brutto colpo, ma non credo sia servito a qualcosa perché abbiamo la lastra idro e uno Zampillo, ma soprattutto è un Haunter che ha una difesa del cazzo. Il prossimo Pokémon è Lickilicky, che è già un po' più difensivo e soprattutto è a livello 23. Dovremmo essere più veloci. Pietra taglio. Mamma mia, i danni. Un altro brutto colpo. Forse stavolta potrebbe essere servito. Ma Yotobi ha un attacco incredibile, quindi non ne sono nemmeno molto sicuro. Il prossimo Pokémon sarà Darkrai, perché certo, perché è ovvio che sia così. Cioè, che bello. Per me è finita, vero? No, è impossibile. Forse sì. Lui utilizza Color Morso. Che bello, Darkrai con Color Morso. Pietra taglio evita l'attacco. Oh. Utilizza stavolta Notte Sferza. E questi sono danni. Nonostante abbia fatto un crit, vabbè. Ok, un solo pietra taglio, un brutto colpo, il terzo di fila. E abbiamo battuto anche Darkrai. Non sarà mica finita? Comunque, anche senza brutti colpi. I suoi Pokémon sono di livello basso, quindi può comunque con un macro forza. Ma stiamo scherzando, ma con le brutti colpi non sono servite a niente. E abbiamo ottenuto pertanto la terza medaglia, yes! E sono ansioso già di prendere la quarta, che bello. Bella, vero, la medaglia Scarabeo? Oltre con tre medaglie ti obbediranno i Pokémon fino a livello 40, inclusi quelli ottenuti tramite gli scambi. Tieni, ti do anche un'altra cosa. Vediamo un po' che MT è. Etrelama! Yes, è un MT molto utile. Evito di commentare quest'ultima frase. Allora, vediamo subito chi può imparare Etrelama. Sono curioso di ricevere. Sono sicuramente sicuro di ricevere molte sorprese, tipo che Grotol può imparare Etrelama. E può imparare la Yotobi, che contro i Pokémon di tipo erba questa mossa potrebbe essere utile. Etrelama, sì, effettivamente potrebbe essere utile. Però una mossa tipo acqua così la vorrei comunque mantenere.
Quindi va bene, tre lama non lo faccio imparare, quindi no. E quindi sì. Non voglio fare niente, basta. Abbiamo già ottenuto delle MT molto buone, non mi posso lamentare di questo. L'unico problema di questa palestra è che purtroppo il ritorno te lo devi fare comunque a piedi. Avrebbero dovuto inserire qualcosa per poter fare più in fretta, perché io non è che posso perdere tempo a tornare indietro. Che palle! E quindi eccoci, l'interpo che sta suonando. Si tratta di una chiamata di merda, una di quelle modalità di chiamate che io odio di più e che probabilmente a tutti capiteranno, ma è una cosa che odio. Guardate. Dove sei adesso? Volevo sfidarti una lotta. Mi sono allenata con Iris e sono diventata un po' più forte. Ora dovrei essere in grado di proteggere i miei Pokémon. Facciamo che ci vediamo al parco che porta al percorso 4. Volevo solo dirti questo. A dopo. La gente che ti chiama per dirti stronzate. Va bene. Però aspettate, no. Ricordavo che la chiamata era diversa. Tipo che ti diceva: sai, sono diventata più forte. No, invece ci dobbiamo proprio accordare per il luogo dove fare questa lotta. Quindi vabbè, mi sono sbagliato. Ok. Allora, come chi possiamo mettere come primo Pokémon contro la lotta? Ok, lasciamo Yotobi, dai. Perché comunque si trova a livello 25, quindi. Prima però di andare avanti, c'è una cosa che voglio vedere. Questo sarebbe l'edificio del Game Freak. E questa è una signora che stava raccontando una storia a questo piccolo. Se vuoi posso leggerla anche a te. E così Zoro, rimasto solo, cercò la sua madre in lungo e largo. Tu hai mai visto Zoro? Guarda questo Pokémon qui. Zoro ha il potere di assumere sembianze umane. L'idea fa un po' paura, però Zoro mi piace davvero tanto. È veramente carino. Perché stai rossendo? Perché quel bambino in realtà è uno Zoro. Ma non posso dirvi nient'altro. Andiamo al piano 21. Quindi al 21° piano. Ed è qui che dovremmo trovare qualche allenatore. Si tratta di questi tre tizi. Ah, solo quando abbiamo raggiunto un po' livello. Aspetta, però questo sì. Ah, ok, quindi non... va bene. Però almeno uno di questi possiamo sfidarli. No. E va bene, allora vuol dire che torneremo più tardi. Ok, quindi andiamo al piano terra. E quindi andiamo in mezzo alla folla. Boom, 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 boom. E la gente mi schiva così proprio con una rapidità incredibile. Manco Matrix. Allora, siamo nell'ultimo tratto di strada dove la gente corre ancora e continua a schivarmi, eccetto questi che sono proprio tipo Tube Life. Ed eccoci qui. Però non mi sembra il caso di lottare qui, però, Forse non è una cosa buona. Che sta facendo? Che sta facendo? Dice di fare attenzione a non distruggere il display di... ecco. Non è che le cose me le invento. Ed eccoci, quindi, nella sfida contro Bell. Che ha 4 Pokémon. E il primo Pokémon è Pampur. Ok. Noi come primo Pokémon... Ah sì, è vero, abbiamo Yotobi. E quindi direi di farlo subito fuori con Ricciolata. KO Pampur. Contraccolpo lieve. Punti esperienza tali da non farci salire a livello 26, ma il prossimo Pokémon sarà T-Rogue. Un altro Pokémon che andrà giù sotto i colpi di Yotobi. Con Zampillo però stavolta. L'Astro Idro, fa il tuo effetto. Perfetto. Altri punti esperienza per noi, che non sono ancora sufficienti a farci salire a livello 26. Il prossimo Pokémon sarà Pichu, che è un Pokémon molto bello e che ha Piovischio come abilità. Grazie per la pioggia, mi serviva. Buon raggio! E quindi KO anche Pichu. Altri punti esperienza per me. Finalmente a livello 26.
dopo tre Pokémon inutili, scarsissimi, l'ultimo Pokémon sarà Serperior. Seems legit. Cambiamo Pokémon. Perché Serperior è Serperior. Quindi mandiamo in campo Favij. So che siamo sotto l'acqua. E so che questo potrebbe essere un problema. Ma Favij è Favij, quindi dovremmo essere comunque in grado di buttarlo giù. Andiamo di crescita. Lui utilizza finto attacco. Attenzione a Serperior. Potrebbe essere un problema. E quindi aumentiamo il nostro attacco, il nostro attacco speciale. Proviamo ad andare di Bolt di fuoco. Sempre lo utilizza ancora finto attacco. Toglie poco. Brutto colpo, attenzione. Ok, mi starò zitto. Sotto la pioggia, dopo un primo in attacco speciale. Ah, sì, vabbè. Serperior è resistente. Sì. Un altro Bolt di fuoco, vai. Continua ad utilizzare finto attacco. Certo che però potresti fare qualche mossa un pochino più decente. Anzi no, vabbè, è meglio per me. Oh, sta quasi per morire. Sta di fatto che comunque la pioggia tra un po' dovrà finire, credo. Oh, mi pare che nella quinta generazione Piovischio metteva la pioggia che non finiva più. Oh. Ruota fuoco! Un altro colpo. Utilizziamo un altro ruota fuoco. Stavolta siamo più veloci. Forse ha utilizzato una mossa di priority negativa. Ha utilizzato Bullo, no! Che ci aumenta l'attacco, ma ci confonde. Proviamo ad utilizzare una mossa speciale perché tipo la psicologia inversa ci permette di pensare queste cose. Vaffanculo Serperior. Oh! Mio Dio, i danni! Non posso sostenere un altro colpo verso se stessi. Quindi utilizziamo una super pozione. Ok, full HP. Finto attacco, ancora. Però adesso è vero che comunque abbiamo un più 3 in attacco. Quindi ruota fuoco dovrebbe fare più danni. E la mia teoria è confermata. La pioggia, messa da Piovisco, in quinta generazione non se ne va. E noi siamo ancora colpiti. E vedete il danno, incredibile. Vabbè, siamo a più 3, mi pare comunque ovvio. Ancora, basta, dai! Oh mio Dio! Cotton Spora. Adesso sto cominciando seriamente. Si è colpito da solo 70 volte su 70. 50 PS non sono sufficienti. 80 PS sì. Sto finendo tutte le super pozioni, tutte le robe che avevo per via di un Serperior schifoso. Lezzo! Sì, lezzo, lezzissimo! La tua lezzaggine arriva fino a qui, si sente proprio la puzza. Sì, senti che odore, proprio lezzo, che puzza, non che odore. E adesso se ti colpisci un'altra volta... Oh, vai con ruota fuoco. Stacqua di merda, vedi quanti problemi mi deve causare. Un altro cotton spora, fuck yes. Basta confusione. Oh, the end of confusion. KO anche Serperior. Tutti facili tranne Serperior, che ha rotto le palle. Anche se mi sono allenata con Iris, non ce l'ho fatta a vincere. 200 pochi soldi. Grazie per avermi risarcito. Per i danni morali. Ok, forse non diventerò un allenatore forte come te, Comoro o Iris. Però da quando abbiamo lasciato Soffia Lieve ho avuto modo di incontrare diverse persone. Sto pensando seriamente alle mie aspirazioni e possibilità. In questo senso i Pokémon sono stati l'occasione per dare inizio a molte cose e vivere nuove esperienze. Quando hanno rapito il mio Pokémon è stato davvero terribile, però penso di aver fatto proprio bene il partire per questo viaggio, e ho anche capito che non posso fare a meno della compagnia dei Pokémon. Ora ti saluto, ma ci rivedremo presto. Ciao, Chess. Che bel discorso. Continuiamo. Ah no, aspettate, c'era un distributore, se non sbaglio. C'era un distributore. No, non c'era un distributore. Ah, ma lasciateci qualcosa nei cestini. Non abbiamo ancora finito, perché il prossimo sfidante è Comor. E qui, questa parte infatti mi è sempre piaciuta del gioco originale, perché tipo, sfidi Bell, sfidi Comor. C'è chi fa un po' prima di avventura qui in mezzo all'erba, però preferisco sfidarli entrambi subito. Mando in campo Gloom, un Pokémon che è da me più schifosamente odiato. Non lo sopporto perché esce sempre selvatico, e poi è un Pokémon che mi sa proprio di... Non lo sopporto, è di un'utilità incredibile. Pietra taglio, vai! Ammazziamo questo Gloom perché non sopporti Gloom. KO Gloom. Ok. Il prossimo Pokémon sarà Conkeldurr. Io continuo lo stesso perché me ne frego un cazzo.
Scendi neve, oh, ma che bella abilità. Utilizziamo Zampillo. Vai, Lastra Idro, fai il tuo effetto. Ok, ha fatto abbastanza effetto. Incro colpo, evitiamo l'attacco. Sono contento così. Ok. Ok, allora un bollaraggio dovrebbe bastare. Proviamo. Ok, capo anche con Keldur. Boom. Altri punti esperienza. La grandine ci infligge un po' di danni, ma il prossimo Pokémon sarà Gliscor. E dovrei essere più veloce. Quindi vado di Zampillo. No! Accidenti al terremoto! Accidenti al terremoto! Oh mio Dio! Troppi danni! Oh, che bello. Allora, proviamo ad utilizzare una super pozione su Yotobi, sì. Quindi, super pozione. Perché? Perché? Un altro terremoto. Poco. No, toglie troppo. Toglie troppo. Non posso mantenere ancora in campo Yotobi. Devo per forza sostituire. Allora, mandiamo in campo Sio perché è l'unica scelta decente che posso fare. Continua ancora con terremoto. Incredibile. Però sì, comunque non si fa niente. Quindi, ammazziamo finalmente questo Gliscor con Erba Patto. Oh mio Dio, per forbecco! Non ci posso credere, no! Oh! Oh mio Dio, la cazzo di paura. Non è ancora morto, ma muori, figlio di Troia! Oh, finalmente. Il prossimo Pokémon sarà Seaviper. Seaviper, cambiamo Pokémon. Per Seaviper, Seaviper, ma andiamo in campo, no Colditz, no Colditz. Oh mio Dio, hanno quasi lo stesso verso. Avete fatto caso? No Colditz e Seaviper, cioè no Colditz. Ho dimenticato persino il nome. Ah, Shuppet e Seaviper hanno un verso che è molto simile, seriamente. Ma sto scherzando. Vabbè, Seaviper voleva usare Fango Bomb, attenzione. Però noi utilizziamo Oscuro Tuffo e sicuramente lo mandiamo KO. La lotta è finita. Perfetto. Notevole, ma mi chiedo perché non riesco a vincere. 4.400 poche soldi. Tu sì che sei sganci forte. Dunque, questo è il tuo livello. Magari sarai anche forte perché ti ha tradito Pokémon e c'è un legame di fiducia. Ma vedrai, tirerò fuori il massimo. Le possibilità di Dewgoat e degli altri miei Pokémon. Ah, è vero, lui aveva Dewgoat. Ok. Belle, è proprio morta. Vabbè. Belle non si è accorta della chiamata, sarà impegnata a fare qualcos'altro. Non mi resta che chiamarla dopo, per il momento lo dico a voi due. Vi aspetto davanti al barco, Shiro Popoli. Quindi ci saranno ancora altre parlantine. Yes, sono molto contento. Quindi dopo aver battuto Komor, non mi resta che fare questo. Oh, c'era uno strumento. È una prima bella. Vabbè. Andiamo da questa tizia, che ci permetterà di ristorarci un po' e quindi di dormire. Allora, possiamo continuare. Allora, qui non c'è niente, quindi andrei direttamente avanti. Non sono curioso di incontrare quali sono i Pokémon selvatici, perché non mi interessa.